Una manita al Torino intensa e praticamente inarrestabile per 20 minuti supera la Moncada Agrigento per 67 a 55. Una prestazione a due volte quella della Manital, splendida e attenta in difesa nelle prime due frazioni, trascinata in attacco da uno Ian Miller protagonista di alcune giocate stupefacenti e imprecisa in attacco nella seconda metà di incontro, con una parentesi lunga 12 minuti senza segnare. La vittoria è arrivata grazie al carattere e alla solidità difensiva, caratteristiche che nel finale concitato hanno permesso a Torino di portare a casa i due punti. Dal massimo vantaggio sul 51 a 25, passo dopo passo i torinesi hanno sofferto il ritorno in partita della Moncada, facendo fatica a trovare la via del canestro. Con Fantoni e Bruttini limitati dai falli, l'area torinese è diventata permeabile alle penetrazioni agrigentine. Il tiro da fuori ha dato fiducia agli uomini di Ciani, ripiombati fino a meno 6 sul 58 a 52, nella quarta frazione. Nel finale di partita, la difesa e le percentuali dalla lunetta di Lewis hanno permesso alla PMS di conquistare due punti importantissimi per la corsa al terzo posto, visto il contemporaneo KO di Casale nel derby con Biella. Miglior marcatore della Manital è stato Ronald Lewis, autore di 21 punti, anche se da sottolineare la grande partita di Ian Miller, che ha difeso con concentrazione e ottimi risultati su Williams, regalando anche giocate da Play of the Day al pubblico torinese. Solida la prova di Fantoni e di Bruttini, mentre Mancinelli, pur senza tenere buone percentuali, ha difeso e presidiato le aree con grande abnegazione, catturando 11 rimbalzi, di cui 5 in attacco, come il compagno Fantoni. Per Agrigento, buone prove di Williams, 17 punti, e Chiara Stella, 12 punti, mentre Marco Evangelisti, ex della partita accolto con un lungo applauso dal pubblico torinese, ha chiuso con 8 punti.